Ed è almeno un morto e 12 feriti il primo bilancio, purtroppo ancora provvisorio, del crollo di un palco avvenuto al Pala Trieste, dove stasera era in programma il concerto di Jovanotti. In questi minuti sono in corso i soccorsi con numerosi mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. La vittima e i feriti farebbero parte dello staff di tecnici e di operai impegnati per il montaggio del palco. Almeno due dei feriti sarebbero in gravi condizioni, ma secondo altre fonti sono cinque feriti seri. Stando alle prime testimonianze, l'impalcatura si è accartocciata su se stessa. Gli operai che stavano ultimando gli ultimi lavori necessari per il corretto funzionamento della struttura sono stati investiti dal crollo e alcuni di essi sono rimasti incastrati tra i tubi di acciaio. La struttura sportiva, situata nel rione di San Sabba, adiacente allo stadio Nereo Rocco, è stata transennata e posta sotto sequestro. Nel palazzetto è giunto il medico legale insieme agli operatori del 118 e i vigili del fuoco che stanno compiendo le operazioni di verifica sulla struttura.